Ben ritrovati amici di TV12 con una nuova puntata di Veneto da Mare. Quest'oggi vi porteremo prima a Chioggia, vivace città marinara in cui si respira la tipica atmosfera veneziana, e poi vi porteremo sul Delta del Po, in un ambiente unico dal punto di vista paesaggistico e non solo. E siamo insieme al sindaco per inquadrare Chioggia con le sue mille sfaccettature, una città colorata in cui si respira la tipica atmosfera veneziana, dove c'è un'istituzione, la possiamo definire, che è il mercato del pesce, e molto altro, una storia millenaria. Una storia importantissima, millenaria, e noi ci teniamo molto a dire anche che siamo più antichi di Venezia. Quindi Chioggia è nata prima di Venezia, abbiamo dei ritrovamenti storici che risalgono al 2000 avanti Cristo, quindi ripeto, Chioggia è nata molto prima. Comunque è una città importante, il secondo comune della provincia di Venezia, il settimo del Veneto come numero di abitanti, quindi è una città che merita rispetto e ci stiamo impegnando anche per farla ritornare ad essere protagonista. Una città ovviamente importantissima, un patrimonio, beh, vedete alle mie spalle anche la Torre di Sant'Andrea, che ha l'orologio da torre più antico al mondo ancora in funzione, e questo ce lo invidiano tutti chiaramente. Questa è una prima attrazione del centro storico, poi le chiese, i musei, il museo diocesano, la chiesa di San Domenico, che poi dal 1 di agosto al 7 di gennaio del 2024 ospiterà anche un'importante mostra che si chiama The Mystery Man, che è la ricostruzione iperrealistica dell'uomo della Sacra Sindone. Ecco, io dico Gesù, qualcuno dice l'uomo della Sacra Sindone, comunque è una mostra che ha un valore, diciamo, mondiale, perché è l'unica al mondo che per la prima volta arriverà in Italia e ritornerà a Roma per il giubileo del 2025. Poi la spiaggia, quindi le nostre spiagge, 7,5 km di litorale, molto profondo anche quello di sottomarina, e poi chiaramente i fiumi, la campagna, la laguna, che anche la laguna è una parte importantissima della nostra città, e poi il mondo della pesca che hai giustamente citato te, prima flotta peschereccia d'Italia, un settore trainante della nostra città, che fa vivere anche altri importanti settori della città, quindi il commercio, i ristoranti, i bacari, i bar, gli alberghi, perché ovviamente c'è il pensiero comune, giusto, anche un pensiero corretto, andiamo a Chioggia a mangiare dell'ottimo pesce fresco del nostro mare Adriatico, anche se è un settore in difficoltà a causa delle norme restrittive dell'Europa, però io ovviamente durante la sagra del pesce ho detto all'Europa delle cavallette rispondiamo con la sagra del pesce. E quindi ci sono tanti modi per godersi appieno Chioggia e dintorni, perché da quello che appunto hai citato effettivamente il territorio è molto vasto, offre tantissimo, ma anche semplicemente godersi diciamo il centro storico, perché dal corso principale sono tantissime le calli che poi si vanno a diramare, no? Ci sono tantissime calle e ovviamente ogni calle ha anche la sua storia e c'è il suo perché, ci sono molte sculture che sono anche messe all'interno, all'ingresso di alcune abitazioni, però un centro storico che è tutta la piazza, Corso del Popolo, di 1 km che va da Porta Santa Maria fino a Piazza Vigo, ecco, dove c'è il ponte di Vigo, la colonna di Vigo, dove c'è quello che simpaticamente dicono il gatto, ma per noi è il leoncino, ecco, il nostro leone alato, e poi c'è la parte di Canalvena, di Rivavena, dove ovviamente è ripartita alla grande grazie a un'opera importante che è stata il Baby Mose, che ci ha ovviamente difeso dalle acque alte, al di là del Mose quello principale, e quindi è rifiorita anche questa Rivavena che era stata abbandonata per molti anni a causa ovviamente anche dell'acqua alta. Mauro, vorrei toccare insieme a te anche un aspetto che è importante per quanto riguarda Chioggia dal punto di vista turistico, quello delle crociere. Beh, ovviamente quello delle crociere è un settore importante che prima non avevamo, è un nuovo tipo di turismo anche molto di lusso, ecco, sono crociere medio-piccole che portano ovviamente circa 930 passeggeri e che vivono anche la nostra città, vanno a Venezia ma visitano anche la nostra città e quindi spendono in città. Ci troviamo in uno dei porti turistici di Chioggia, e questo perché la nautica qui ha una componente davvero molto importante, giusto Laura? Sì, è giusto. Allora, la nautica da diporto a Chioggia è molto importante, è un aspetto del turismo che c'è da più di 30 anni, ma che negli ultimi anni ha visto un grande sviluppo. Per esempio, anche se io penso agli anni del Covid, no? Gli anni in cui la maggior parte delle strutture ricettive erano chiuse, il diporto ha comunque funzionato,
e in quanto componente importante è chiaro che i servizi sono elevati. Quali sono i servizi offerti al diportista a Chioggia? Sì, allora, i servizi che trova il diportista a Chioggia, oltre all'ormeggio ovviamente e all'accoglienza da parte del personale del porto che può aiutare appunto tutti i servizi collegati all'ormeggio, ci sono anche cantieri nautici e servizi che i marina mettono a disposizione e collegati al diportismo, ma che sono, diciamo, legati al comfort del diportista, che possono essere ristoranti, piscine e altri servizi collegati. Laura, ma non dimentichiamo una bandiera blu. Sì, Chioggia vanta una delle poche bandiere blu che il litorale di Chioggia ha per quanto riguarda i porti turistici, ed è una bandiera blu storica, perché se negli ultimi anni è molto in auge la sostenibilità e la bandiera blu del porto di Chioggia, del porto turistico di Chioggia, ha quasi 30 anni. Ecco, direttore, dicevamo che si vede come il pesce sia estremamente fresco. Sì, è letteralmente vivo, quindi più fresco di così. È la prova provata. Eh sì, eh sì. Senta, ma fra poco qui si tiene un'asta. Cioè, cosa significa? Come funziona? È una cosa storica di Chioggia l'asta? È una tradizione. Una tradizione. In cosa consiste? Beh, naturalmente c'è l'astatore e quindi poi gli acquirenti fanno la maggiore offerta. In base all'offerta viene aggiudicato lo stock di pesce. Mi dicevano che ci sono anche dei pesci, insomma, che è difficile trovare solitamente, come in questo caso l'ombrina, che al suo interno ha le uova, quindi bottarga, no? Raramente si trovano pesci così. Allora, infatti la peculiarità del mercato di Chioggia è che ha la maggior parte del pesce che viene compravenduto è pesce pescato in laguna, quindi pesce fresco, e quindi anche questo è dovuto alla grande biodiversità che c'è in laguna. Troviamo pesci assortiti, quindi sono parecchie primizie, ecco, poi dipende dalla stagionalità. Il famoso granchio blu di cui tanto si parla nell'ultimo periodo. Sì. Purtroppo il granchio blu è un flagello. Perché mangia un po' di tutto quello che in realtà dovrebbe finire poi sui mercati. È una specie non autoctona e che quindi non trova, diciamo, barriere dal punto di vista biologico in zona. Però adesso si sta cercando sostanzialmente di utilizzarlo anche come, insomma, magari in alternativa all'altro granchio, alla granseola, o no? Si sta cercando di utilizzarlo, appunto, quindi proporlo dal punto di vista alimentare anche per contenere la sua espansione. Matteo, abbiamo già parlato con il direttore dell'asta che si tiene qui, però questa è un'asta un po' più particolare, perché? Allora, l'asta d'orecchio è un'asta storica che facciamo solo al mercato di Chioggia, a differenza degli altri mercati italiani, dove parte da un prezzo alto e va ribasso e clicca il pulsante quando te lo aggiudichi. In questo caso l'asta è nascosta, quindi c'è un gruppo di persone che vengono raccolte a chi gli serve il prodotto, si fa un prezzo ad orecchio dell'astatore, nessuno sa il prezzo dell'altro, in automatico vengono scartati quelli col prezzo inferiore e l'astatore mantiene solo quelli che sono simili, vicini. A quel punto comincia la battaglia, prezzo rialzo, hai capito? Dopo 2-3 giri l'astatore blocca tutto e fa chiamare il prezzo, come vedi adesso, a chi se la giudica, insomma. Adesso vedi, lui sta facendo il giro, ognuno offre il suo prezzo, a volte è una battaglia di pochi centesimi. Poi viene svelato però a un certo punto. Deve essere svelato, perché non ci siano magagne, insomma, sotterfugi. Solitamente sono sempre gli stessi acquirenti, no? Oddio, sì, dipende. Quindi tutti si conoscono, tutti sanno un po' che carte giocano gli altri, no? Sanno bene o male chi ha più soldi da spendere degli altri. È giunto il momento di parlare un po' di cucina e siamo in compagnia di Andrea. Andrea, allora, parliamo della cucina di Chioggia, che sicuramente si fonderà sul pesce freschissimo che arriva direttamente dall'imbarcazione dei pescatori, no? È così? Sì, sì, abbiamo la fortuna di avere uno dei mercati più importanti d'Italia, proprio qua a due passi, in linea d'aria e lì di fronte.
E quindi arriva il pesce freschissimo e tutte le prelibatezze che vengono proposte nei ristoranti ovviamente si basano su questo, principalmente su quali sono i pesci più utilizzati. I piatti quei diciamo classici che vanno per la maggiore sono la vongola bevarassa, quindi il lupino, spaghetto alle vongole classico o verace di laguna, il branzino che può essere servito crudo o alla brace, il baccalà mantecato, la sarda in saore ovviamente. Dopo abbiamo la frittura di calamari, calamaro spillo, la sogliola, la triglia, tutta quanta la paranza della nostra laguna. E questo è un po' è quello il quadro ecco, generale. E tu ci hai preparato qualcosa di molto colorato, di molto estivo, no? Sì, piatto estivo. Abbiamo usato il branzino, quindi la ventresca, la parte più vicina alla pancia, quindi un po' più grassa. E abbiamo fatto a taglio a sashimi e l'accompagniamo con delle verdure di stagione in agrodolce a mo' di giardiniera, e del mango a dressing e un finocchio di mare. Parliamo adesso di ricettività, siamo in compagnia di Sara. Sara, e allora che cosa offre Chioggia da questo punto di vista? Ciao Alice. Allora, Chioggia offre varie opportunità, noi siamo adesso in un camping village e come noi ce ne sono altri qui nel territorio, quindi l'ospite ha la possibilità di fare una scelta all'aria aperta, appunto venire in vacanza nei villaggi che ci sono qui a Sottomarina Chioggia, oppure andare anche in un hotel, quindi ci sono varie opportunità. E se non altro anche si sono aperti molti B&B, soprattutto nel centro storico di Chioggia, quindi anche quella è una terza opportunità che l'ospite può cogliere qui a Sottomarina Chioggia per vivere il territorio. Quindi ampia scelta, concentrandoci su quelle che sono le soluzioni magari all'aria aperta, quali sono i servizi in generale? All'interno i villaggi ormai sono diventati sempre più grandi e offrono sempre più opportunità e servizi. Per esempio all'interno del nostro l'ospite ha la spiaggia privata, c'è la piscina, c'è un intrattenimento diurno e serale, quindi c'è un'equipe di animatori che intrattiene e fa divertire gli ospiti, e c'è il noleggio biciclette, insomma. Uno se vuole può sostanzialmente rimanere all'interno del villaggio senza dover uscire anche in paese e avere tutto quello che gli serve. Quindi la soluzione perfetta adatta per tutte le famiglie chiaramente, per i più piccini ma anche per i più grandi. Esattamente, noi ci concentriamo soprattutto sulle famiglie e gli ospiti qui sono in un ambiente sicuro, le famiglie sono felici perché i bambini comunque fanno amicizia, intrattengono relazioni e sono controllati, perché comunque è un'area dove noi siamo presenti, dove si può giocare e divertirsi stando all'aria aperta e in una zona sicura. Alessandra, Rosolina Mare è un luogo meraviglioso dal punto di vista paesaggistico, ma non solo, perché qui c'è molto altro anche dal punto di vista artistico, culturale. Non a caso ci troviamo al centro congressi dove è stata allestita una splendida mostra. Tutto questo lo si può trovare chiaramente qui, Rosolina Mare e tutto il suo territorio. Intanto benvenuti in questo nostro territorio, Rosolina Mare, e sì, siamo all'interno del centro congressi che ospiterà in questo periodo la mostra di Giorgio Mazzon. Giorgio Mazzon era un nostro concittadino, molto famoso e molto apprezzato, e quindi quest'anno, grazie anche a Giorgia Bergantin che ha curato e catalogato tutte le sue opere, abbiamo deciso di fare una bellissima esposizione e di dare proprio merito a questo nostro cittadino che ha regalato tantissime opere anche di notevole importanza, che tanti di noi ospitano nelle loro case, però volevamo dare proprio importanza e merito a chi ha avuto questa grandissima dote artistica. Tutto questo dal punto di vista culturale e artistico, come dicevamo, la grande varietà
di opportunità che si possono trovare in questo territorio vengono contestualizzati però sempre nell'ottica di preservare quello che è un habitat unico per caratteristiche. Sì, esatto, il nostro habitat, se non lo conoscete adesso lo conoscerete attraverso i video che faremo oggi, e comunque per dare appunto l'opportunità di far vedere cosa c'è nel nostro territorio, non solo spiagge ma anche una bellissima pineta. Siamo all'interno del Parco del Delta e quindi un territorio unico. Abbiamo numerose spiagge, alcune attrezzate, naturali, altre libere, dove si può avere la possibilità di scegliere. Okay. Poi all'interno, proprio qui a Rosolina Mare, è famosissima per la pineta, quindi è luogo di rilassamento, di turismo slow e quindi la possibilità anche di abbinare alla Tintarella anche una bella passeggiata in bicicletta oppure a piedi. Ecco, turismo slow, quindi ideale per muoversi a piedi e in bicicletta, quali sono i punti di maggior interesse? C'è il giardino botanico, la via delle valli, poi abbiamo tutto un percorso che va anche ad Albarella, che è un'altra nostra realtà turistica, che è un'isola privata e dove si può percorrere anche lì all'interno un bellissimo giro in bicicletta di circa 10 km. Quindi va bene, sono tutti percorsi facili che vanno bene sia per adulti che per bambini, e quindi vediamo che la nostra è una family destination, cioè prevede soprattutto l'accoglienza di famiglie, perché è proprio il nostro punto di forza per la sicurezza e per le spiagge comunque, che hanno praticamente un fondale non altissimo e le spiagge sono lunghe, in modo che i bambini possano correre tranquilli. Quindi Rosolina Mare e il territorio del Delta del Po è un territorio tutto da scoprire, e adesso ovviamente lo faremo. Esatto, vi lascio proprio un po' di curiosità e benvenuti nel nostro territorio. Ciao Ciro, ben trovato. Ciao, ben trovati a voi. Allora, pronti per parlare di spiagge, ma quali sono le prerogative delle spiagge di Rosolina? Innanzitutto il semplice servizio all'ombrellone, quindi lettini, ombrelloni, sdraio. Abbiamo ampi spazi, per cui da noi trovi il semplice spazio 4x4 tra ombrellone e ombrellone. La prima prerogativa, insomma, è questa, c'è tutta l'area degli eventi, l'area degli eventi sportivi, quindi qua puoi fare tutto quello che vuoi. Da fare il semplice bagno come una volta, al prendere il sole nei nostri lettini con gli spazi e giocare a beach tennis, a beach volley, a tutto quello che vuoi. Non dimentichiamoci le attività del mare, cioè quindi il SUP, il vecchio e buon vecchio pedalò, sono tutte attività che sia gli italiani che gli stranieri, insomma, preferiscono a fare piuttosto di stare giù al semplice ombrellone lettino. E dopo una giornata al mare, che cosa si fa la sera a Rosolina? Allora, Rosolina offre molte cose da fare alla sera. Noi delle spiagge in particolare, in alcune date, non tutte le date dei weekend, offriamo un servizio di nightlife, possiamo chiamarla così. In realtà siamo aperti fino alla mezzanotte, con alcune date fino all'una, e diamo supporto, diciamo così, ai giovani. Senti, ma dobbiamo rimarcare un aspetto importante, visto che ci troviamo qui sulla spiaggia, bandiera blu. Oh, assolutamente sì, insomma, possiamo dire il fiore all'occhiello di Rosolina Mare. Tutti i servizi che bandiera blu richiede noi ce li abbiamo, e posso dire anche da un bel po' di tempo. Abbiamo l'acqua molto pulita, al contrario di quello che si dice di solito, e per tutto il resto, insomma, non ce la caviamo male. Siamo in compagnia di Michele adesso per parlare della ricettività, Michele, perché Rosolina, il territorio ovviamente circostante, offre tante alternative, tante possibilità, dagli hotel a delle strutture che comunque possono garantire maggiore autonomia per chi ne avesse la necessità, ma anche villaggi e camping per godere al meglio del territorio e vivere all'aria aperta. Sì, sicuramente il turismo all'aria aperta è un settore molto importante. Offre possibilità alle famiglie soprattutto di potersi esprimere con la libertà, il messaggio principale è la libertà, di potersi muovere tra spiaggia, piscina, animazione, bicicletta lungo la località e la pineta del nostro territorio, per poter offrire servizi e accoglienza. Per quanto invece poi chiaramente riguarda il resto, ci sono tutta una serie di agenzie, di persone che possono accompagnare i visitatori a fare la scelta più appropriata. Sì, certo, c'è la possibilità di muoversi anche in autonomia,
ma il modo migliore per conoscere il territorio è affidarsi appunto a delle guide, a delle strutture che comunque sono organizzate e che possono offrire la possibilità di apprendere e godere del territorio a pieno con tutte le particolarità e peculiarità. Ecco. A piedi o in bici il territorio della riserva del Delta del Po offre ai visitatori ovviamente tantissime possibilità di visitarlo, di conoscerlo. Noi siamo in compagnia di Daniele, ciao Daniele, ciao. Proprio per capire un po' come si articola questo territorio. Abbiamo visto anche in compagnia dell'assessore che la componente paesaggistica è una componente molto importante qui. Certo, e questo è uno scrigno di natura creata dalla natura stessa ma modellata dall'uomo. È un ambiente in cui l'uomo ha trovato il connubio perfetto e, nel rispetto, rispettandola e traendone i benefici unici di vita e di sostentamento. Ecco, qual è l'estensione di questo parco naturale? Questo è il parco regionale del Veneto Delta del Po, comprende 9 comuni. E possiamo vederlo qui dalla cartina, è un'estensione molto grande che parte è riserva, parte sono zone diciamo limitrofe, però appunto l'intera area ricopre i 9 comuni del Delta del Po. E ovviamente in questo territorio anche diverse spiagge. Certo, ed è un territorio unico perché per andare in spiaggia si va in salita, assolutamente si dice scendo al mare, qui da noi invece si va in salita perché il Delta del Po è sotto il livello del mare, centralmente meno 4 metri sotto il livello del mare, per andare agli scanni che sono le nostre spiagge andiamo in salita che sono a più 2 metri dal mare. Le nostre spiagge sono in ordine Rosolina Mare, Albarella, lo scanno Cavallari che è di Porto Viro, la Bocca 7, la spiaggia di Bocca 7 e la spiaggia di Barricata che siamo nel comune di Porto Tolle. E allora Daniele, abbiamo fatto 4 passi per arrivare su questa terrazza da cui si vede il mare alle nostre spalle ed è proprio questa commistione tra mare e laguna che crea questo habitat poi così particolare dal punto di vista della fauna e della flora. Certo, appunto la caratteristica del parco del Delta del Po è questo alternarsi di terra e acqua continua che forma questo territorio. Adesso qui siamo appunto nell'oasi del giardino botanico dove è possibile vedere la costa non modificata dall'uomo per fare gli stabilimenti balneari e quindi è possibile in un piccolo tratto capire dalla pianta pioniera l'azione che fa il ramo che il fiume porta alla formazione della duna e poi il consolidamento delle dune stesse con la pineta che sorge. Il Delta del Po è un territorio che ti offre non soltanto il bagno al mare ma puoi fare il bagno in pineta all'interno delle oasi ed è un bagno di natura unico. Infatti è unico e dicevamo prima mentre camminavamo che la caratteristica delle oasi è chiaramente quella legata all'aspetto sensoriale, non solo dei profumi ma anche dei rumori. Certo, il Delta del Po è uno dei posti in cui è ancora possibile ascoltare il silenzio, non dappertutto lo puoi ascoltare, è ancora possibile vedere la Via Lattea, ammirarla la sera e quindi io la definisco appunto un luogo in cui puoi lasciare andare il tempo al ritmo dell'acqua e ascoltare la natura, cosa ti racconta e cosa ti dice. Qui dal giardino botanico siamo arrivati alla passerella nella laguna di Caleri. La laguna è una delle tante lagune che compongono e formano il Delta del Po. All'interno delle lagune si allevano le vongole, le cozze e le ostriche. Qual è il modo migliore per godersi il parco? In modo lento, insomma, a piedi, in bicicletta, in barca. Ci sono diverse escursioni che si fanno in barca, diversi punti in cui è possibile
appunto imbarcarsi e visitarsi. Io consiglio sempre di affidarsi comunque a una guida ambientale che ti accompagni. Comunque tutte le informazioni le possiamo trovare su un sito. Le potete trovare nel sito ufficiale del parco. Con tutte le alternative, tutti i modi migliori per potersi godere appieno davvero questo spettacolo che è la natura. Certo. Mi piace sempre dire e salutare le persone che vengono. Siete nel Delta del Po, il Delta del Po è come un palmo della mano, è concavo, sotto il livello del mare. 5 sono i rami attivi che vanno verso il mare, sono le dita. Ed è accogliente come la mano, ti stringe, ti accoglie, ti accarezza.